Assegno di inclusione e attivazione lavorativa. Chi ha questo obbligo? E quali sono i passaggi da fare per non rischiare sanzioni o, peggio, la decadenza? Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Come prima cosa è indispensabile fare un breve riepilogo per avere il quadro completo della situazione. Come sappiamo, una volta presentata la domanda sul sito INPS, dobbiamo accedere alla piattaforma SISL e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nostro nucleo familiare. Conclusi questi primi due passaggi, non resta che aspettare che INPS completi tutti i controlli. Quando l'istituto ci comunica che la nostra domanda è stata accolta, allora si avrà diritto a ricevere il beneficio economico sulla carta di inclusione. Giunti a questo punto, siamo ufficialmente percettori dell'assegno di inclusione. Tuttavia, per poter continuare a beneficiare della misura, abbiamo degli impegni molto importanti da rispettare. Primo fra tutti, l'appuntamento presso i servizi sociali, appuntamento al quale devono partecipare tutti i componenti del nucleo familiare. Ora, in linea teorica, sono i servizi sociali che dovrebbero inviare la comunicazione con luogo e data dell'appuntamento. Ma, nel caso in cui non lo facessero, il nucleo familiare è obbligato a recarsi spontaneamente presso i servizi sociali. Questo appuntamento è di fondamentale importanza perché ha il compito di svolgere quella che viene chiamata analisi multidimensionale, e cioè un'analisi che individua i bisogni del nucleo familiare per capire qual è il percorso personalizzato che ogni componente deve intraprendere. Infatti, i percorsi disponibili sono quattro: l'obbligo di attivazione lavorativa e sociale, la facoltà di attivazione lavorativa e sociale, la facoltà di attivazione del supporto per la formazione e il lavoro e l'obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa. In questo approfondimento ci occupiamo solo dell'obbligo di attivazione lavorativa, ma per saperne di più anche sugli altri tre percorsi ti consiglio di guardare questo focus dedicato. L'attivazione lavorativa e sociale è un tipo di percorso obbligatorio per tutti i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che esercitano la responsabilità genitoriale e non hanno motivi di esclusione. Quindi, ad esempio, non hanno un'occupazione, non frequentano un percorso di studi, non hanno carichi di cura e così via. Nello specifico, queste persone devono aderire e partecipare a tutte le attività formative, di lavoro, alle misure di politica attiva e ad un percorso di inclusione sociale. E attenzione, perché per chi non rispetta questi obblighi sono previste delle sanzioni. Perciò ogni beneficiario tenuto all'obbligo di attivazione sociale e lavorativa deve: numero 1. Sottoscrivere presso i servizi sociali il patto di inclusione sociale, comunemente chiamato PAIS. Questo patto individua i bisogni e le risorse della famiglia. In particolare definisce gli impegni che ogni componente deve rispettare e mette a punto tutta una serie di servizi utili ad accompagnare la famiglia stessa verso l'autonomia. Numero 2. Compilare sul SISL il proprio curriculum vitae, sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale e scegliere almeno 3 agenzie per il lavoro. Numero 3. Sottoscrivere il patto di servizio personalizzato presso i centri per l'impiego. In questo modo il beneficiario può visualizzare gli annunci più adatti alle sue esigenze. Numero 4. Frequentare uno dei corsi di formazione o partecipare ai progetti utili alla collettività, oppure ancora ad altre iniziative di attivazione presenti sul SISL. Ma attenzione, per chi non frequenta nessuna di queste attività è prevista la decadenza dell'assegno di inclusione. E infine, numero 5. Consultare e manifestare interesse per le offerte di lavoro. Infatti, il beneficiario deve visualizzare frequentemente i dettagli delle offerte di lavoro disponibili sul SISL. Poi sarà anche contattato dalle agenzie per il lavoro da lui scelte e in questo caso dovrà manifestare interesse verso quello che gli viene proposto. E per ora è tutto, al prossimo Focus!